Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia Romano, sono di Montoro, sono avvocato e sono candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle per questa tornata elettorale. Perché ci siamo candidati? Ci siamo candidati perché siamo cittadini che vogliono entrare nelle istituzioni portando la voce di tutti quanti noi. Noi non ci sentiamo rappresentati da un'amministrazione che è passata, né dalla maggioranza né dalla minoranza, si intende. Noi non ci sentiamo tutelati da questa amministrazione, per questo siamo scesi in campo e questo lo voglio dire per fugare i dubbi che eventualmente sono sorti negli ultimi tempi dicendo che ci alleavamo con l'una o l'altra schieramento. Noi non ci alleiamo con nessuno perché siamo il Movimento 5 Stelle, siamo l'unica forza politica che è candidata quest'anno alle amministrative che ha un'identità politica. Non abbiamo fatto coalizioni, accozzaglie o simili. Abbiamo un ideale nostro, portiamo avanti gli ideali del Movimento 5 Stelle e questo che ci contraddistingue. Quindi sia ben inteso, noi non ci alleiamo. Proprio perché non ci alleiamo? Perché? Perché non ci ha rappresentato questa amministrazione, vogliamo proporre al cittadino un modello di amministrazione del tutto nuovo, quello comunque che rappresenti tutti quanti noi e che porti il bene di tutti quanti noi cittadini. Infatti il nostro modello, diciamo, di amministrazione si va a rifare al modello del governo centrale. Abbiamo visto che quel governo ha raggiunto buoni risultati a livello nazionale, quindi lo vogliamo riproporre anche a livello comunale. Per questo quindi abbiamo scelto appunto di metterci in campo, di metterci la faccia, di mettere il coraggio, perché non tutti quanti purtroppo hanno avuto questo coraggio e questo mi dispiace, per appunto portare la vostra voce, che sarebbe poi la nostra, all'interno delle istituzioni. Il nostro programma è nato da incontri continui con tutti quanti voi, perché noi siamo stati attivi sul territorio con gazebi settimanali, ogni settimana in ogni frazione, per raccogliere le vostre adesioni, le vostre problematiche. Abbiamo fatto tante istanze al comune in questi anni, purtroppo nessuna ha avuto un riscontro. L'ultima è stata quella di chiedere che gli scrutatori venissero eletti tra le persone disoccupate di Montoro. Anche quella non è stata recepita dalla nostra amministrazione. Quindi per questo noi adesso ci stiamo riproponendo e ci proponiamo qui al vostro consenso. Stavo dicendo, il programma noi l'abbiamo redatto insieme a voi. È un programma molto vasto, però raccoglie varie problematiche di Montoro, che va appunto dall'ambiente. Infatti la tutela dell'ambiente è molto sentita anche dal Movimento 5 Stelle, perché è una delle stelle del movimento. Però l'ambiente a Montoro è particolarmente problematico, perché ci stanno problemi di inquinamento dovuti al torrente Solofrana, problemi che sono stati mai risolti. C'è stato sempre un rinvio da parte delle varie istituzioni per risolvere questo problema. Abbiamo fatto come attivisti, abbiamo chiesto l'intervento di un ministro sul territorio, è venuto sul territorio di Montoro, però appunto non ha avuto riscontro poi da parte dei sindaci, salvo poi l'andata a Roma da parte del sindaco, che ha portato poi a un piano del ministro Costa, al quale poi i sindaci del comprensorio si debbono adeguare. Ma il problema di Torchiati ce ne sono tanti. Io frequento Torchiati perché porto mio figlio pure a scuola qua, quindi è come se fosse la mia seconda frazione, perché io sono della frazione di Preturo. Però vedo che Torchiati è stata abbandonata a se stessa, vi è stato tolto un municipio, vi sono stati tolti degli uffici, però
è anche, diciamo, potrebbe essere anche giusto, ma se c'era una possibilità di raggiungere gli altri uffici, invece avete problematiche proprio per di collegamento. E infatti nel nostro programma, uno dei punti del nostro programma è quello di istituire una navetta che passi a cadenza regolare e che passi sul territorio, che unisca le varie frazioni, perché le frazioni sono distanti tra di loro. Per unirci, per essere città come effettivamente dobbiamo essere, visto che c'è quest'unione, c'è bisogno anche di un sistema di trasporto interno, e noi questo l'abbiamo pensato, però sempre tutelando l'ambiente. Quindi vorremmo metterlo con dei trasporti ecologici, quindi con navette ecologiche, però vorremmo anche intensificare i trasporti con la vicina università, per consentire agli studenti lo spostamento sul territorio, o anche con le vicine città di Avellino e Salerno. Ma non solo, abbiamo previsto tanti progetti, tutti fattibili, tutti realizzabili, ma perché appunto non c'è bisogno di un investimento a livello comunale, non c'è bisogno di andare a fare i classici prestiti mutui che vanno a gravare sulle tasche di noi cittadini. Abbiamo la possibilità di accedere a fondi europei che non vanno a gravare quindi sulle nostre tasche. Siamo in Europa, ci stanno tanti fondi europei che purtroppo non sono utilizzati, non sono stati utilizzati, vanno indietro, ritornano, diciamo, di nuovo all'Europa. E invece noi dobbiamo individuare all'interno del comune un responsabile che vada a ricercare e vada poi a richiedere questi fondi europei, proprio appunto per un investimento sul territorio. Ma il problema di Torchiati non è soltanto il municipio, abbiamo dietro il Torchiati ci sta il distretto sanitario, un altro problema, perché lo state perdendo, sta chiudendo, non ci stanno più tanti ambulatori aperti. Quindi vorremmo un efficientamento di questo sistema, di questo distretto sanitario, e anche questo abbiamo pensato di farlo. Si parlava in questi giorni, ho letto sui giornali, che alla frazione Piazza di Pandola volevano essere istituiti un comando dei vigili del fuoco. Perché istituire il comando dei vigili del fuoco se invece possiamo a livello comunale fare un partenariato con le associazioni che sono presenti sul territorio e che hanno già dei mezzi antincendio, in modo tale che le associazioni assumano i nostri giovani, perché uno dei nostri problemi è proprio la disoccupazione giovanile. E quando invece andremo a fare un distretto dei vigili del fuoco, i vigili del fuoco non saranno mica montoresi, i giovani comunque resteranno fuori. Al contrario, invece, un partenariato con delle associazioni locali che ci stanno ed hanno questi mezzi, perché si mettono a disposizione della comunità, però potrebbero essere incentivate dal comune, aiutate dal comune, quindi potrebbero anche avere un rapporti, diciamo, stabili col comune stesso, e quindi assumere delle persone. E quindi andiamo ad aumentare l'occupazione, perché uno dei nostri problemi sul territorio è appunto proprio quello dell'occupazione giovanile. Altro problema che abbiamo qui a Torchiati, la cartiera Gonfalone, non voglio attaccarla, però comunque ha un problema ambientale. Tutti quanti dicono avremo lavoro nella cartiera, vi hanno fatto il contratto? Chi è che ha avuto un contratto per la cartiera? E invece no, non sappiamo chi verrà assunto, però sappiamo che avrà un forte impatto ambientale, però tutti quanti non dicono niente. Perché non ci muoviamo? Perché non chiediamo informazioni? Noi questo l'abbiamo fatto da attivisti, perché non siamo nelle istituzioni, purtroppo non possiamo aprire i cassetti del comune, perché purtroppo siamo fuori. Quindi per questo vengo a chiedervi di votarci, di appoggiarci, perché noi vogliamo essere la vostra voce. I programmi ce ne stanno tanti, il programma è vasto, il nostro che vogliamo realizzare non è un'utopia. È possibile la sua realizzazione, appunto perché ci stanno buone possibilità di farlo, però abbiamo bisogno del vostro appoggio, se volete una voce all'interno dell'istituzione. Vi passo a presentare la mia squadra, quelli che ci hanno messo la faccia, che hanno avuto il coraggio di tentare. Ok, vi passo. Sì. Buonasera, mi chiamo Gianfranco Fermo. E abito qua a 150 metri, sono
diciamo, forse gioco in casa, ecco, questa sera, mentre le altre sere nelle varie piazze sono stato dislocato e poi in silenzio, stasera mi vogliono concedere qualche minuto in più perché sono quello che gioca in casa. Sì, perfetto, grazie. Allora, io vorrei spiegare come mai sono diventato un attivista. Allora, 5 anni fa ho conosciuto delle belle persone. 5 anni fa si è accesa questa lampadina perché ero soltanto un simpatizzante, poco, diciamo, partecipe, però conoscendo questa squadra mi sono reso conto che mi mancava qualcosa, poi seguendo anche dei consigli di Beppe Grillo che diceva: carissimi ragazzi, chi vota il Movimento 5 Stelle non deve più delegare, deve muoversi in personalmente, deve cercare di dare il proprio contributo diventando il sindaco dei propri 2 metri quadri intorno a sé. Quindi deve pretendere di suggerire e dare motivazione agli altri a cambiare il paese. Voi lo volete cambiare questo Montoro? Avete idea di quanto c'è da fare? No, perché noi abbiamo le mani libere, siamo persone che non abbiamo, diciamo, particolari interessi, perché siamo gente comune come voi, siamo quelle persone pulite, tipo l'amico della porta accanto. Noi non abbiamo grandi oratori, non abbiamo diciamo grandi aspettative di fare carriera, perché io personalmente sono 22 anni che vivo qui e diciamo mangio d'altro, non è che mi interesserà un domani, diciamo, fare chissà che cosa per potermi sistemare, perché qua di solito esiste la vecchia concezione del partito della pagnotta e quindi insomma c'è gente che si vuole sistemare. Noi no, noi no, questi qui sono ragazzi semplici. Allora, perché cosa succede? Finché, no, vedi che tutto scorre per il meglio, ok, poi ti rendi conto che abitando in una frazione, diciamo, chiamiamola quartiere, chiamiamola come vogliamo, dove c'è il distretto sanitario, io che 5 anni fa mi sono ritrovato ad avere proprio personalmente la dislocazione dell'ufficio dove andavo io a consegnare delle carte, dalla sera alla mattina l'hanno trasferito, cioè hanno detto no, basta, vado a Tripalda. Quindi tutti gli operatori, infermieri, chiunque di noi andasse a chiedere delle carte, dei documenti, andavamo qui dietro questo municipio a fare dei documenti, compresi anche gli ammalati, ci sono tante persone familiari che devono fare dei documenti per degli ausili, puntualmente alla sera, alla mattina si dovevano mettere in macchina e portare delle carte, tutto quello che serviva ad Atripalda. Questo non è piaciuto perché la cosa mi ha davvero creato un problema, dico ma scusa, ma perché, che cosa è successo? Allora io e un altro collega siamo andati a parlare con l'allora, adesso è un, diciamo, un sindaco uscente, a dire: scusate signor sindaco, mi sono messo con questo collega e abbiamo chiesto informazioni, cioè, scusate, ma voi come sindaco, per tutelare gli interessi dei cittadini montoresi, perché siamo 20.000, circa 20.000 abitanti e quelli di Solofra in altri 13.000, perché devono andare ad Atripalda dalla sera alla mattina a creare questo disservizio, questa situazione, cioè non è una cosa bella, vi potete impegnare? E lui disse: non posso, comune, cioè l'ASL dice che ha speso troppo e non deve stare più in questo ufficio, in questo posto, ma l'hanno accorpato ad altri dirigenti che stanno ad Atripalda. La cosa dissi, ma allora, cioè, è un sindaco o non è un sindaco? Cioè, io mi aspettavo da colui che, diciamo, deve rappresentare la cittadinanza, mi aspettavo che dicesse: senti, adesso mi metto a telefono, vediamo cosa possiamo fare, perché io non è che avevo voglia di andare contro i superiori dell'ASL perché comandano loro ad Atripalda, no, io volevo che dicesse: va bene, allora io strapperò che una volta a settimana questo ufficio sia a disposizione dei cittadini montoresi e quindi quell'impiegato almeno una volta a settimana, ogni 10 giorni, sia un punto di riferimento per tutti i montoresi. Invece niente, ha detto non si poteva fare, hanno deciso così, cioè ho visto la, purtroppo, sterilità della situazione. Quindi io mi chiedo, ma questo è per quanto riguarda un ufficio, ma ci siete andati in questo distretto a fare qualche cosa? Io mi sono trovato con dei pazienti l'altra mattina che hanno detto che quando c'era da fare la fila per l'esenzione sono venute alle 6:30, 7 di mattina, perché un ufficio minuto che lavora solo alcuni giorni e praticamente, ma è normale che una persona per poter fare un tesserino, una cosa, debba vivere questi disagi? Quindi voglio dire, questo
a questo distretto va ripreso, si deve mettere preferibilmente al tavolino le istituzioni d'Avellino, le istituzioni di Montoro, e cercare un compromesso per non creare tutti questi disagi. Quindi, visto che stiamo perdendo i servizi, con questa squadra, con questi cittadini che sono tutti montoresi e sono tutti pieni di buona volontà, sono tutte persone propositive, vogliamo che la situazione cambia davvero. Quindi personalmente ci ho messo la faccia, c'ho la volontà, c'ho la grinta per poter rendermi utile, perché è indispensabile avere persone come punti di riferimento, come voi, cioè persone semplici che hanno voglia davvero di stare a disposizione della pubblica utilità. Detto questo, faccio un appello a quelli che non votano, perché il problema è che voi che votate, non so se avete le idee chiare, ma quelli che non votano, che sono schifati della politica, cioè gente particolarmente, che andateci a votare, è un diritto civico ed è un dovere morale. Bravo. Detto questo, vi voglio salutare e lasciare spazio ad altri tanti bravi ragazzi e tante persone, diciamo che io lo sempre più in modo affettuoso abbracciate, perché veramente meritano. Prego al prossimo. Buonasera a tutti, mi presento, sono Anna Scafuro, ho 38 anni e abito a San Pietro, sono sposata e sono mamma di 3 gemellini che proprio in questa frazione, a 2 passi da qui, frequentano la scuola dell'infanzia. Sono una sociologa, sono specializzata in criminologia e scienze delle tracce. Mi sono candidata perché? Mi sono candidata grazie alla mia squadra, gente onesta, pulita, trasparente, cittadini tra la gente, gente di coscienza. È da lì che nasce il proprio programma, il nostro programma, dai cittadini, perché noi siamo cittadini, noi siamo popolo. Noi ci interfacciamo sempre con i cittadini, con ascolto empatico, con cura, con attenzione, con interesse, e non soltanto durante questa campagna elettorale. Mi focalizzo brevemente sulle politiche sociali, perché si avvicinano al mio percorso lavorativo e formativo. Delle politiche sociali si parla tanto in questa campagna elettorale, ahimè, solo in questa campagna elettorale. Le nostre politiche sociali nascono dalle fasce deboli, anziani, minori, famiglie diversamente abili. È da lì che nascono le nostre linee guida. Incentivare lo sport inteso come momento di svago, di condivisione, di regole, di crescita. Lo sport intesa in maniera polivalente, in partenariato con le strutture locali e con l'associazione del territorio. Un altro punto a cui tengo particolarmente, essendo una sociologa, è l'abbattimento delle famose barriere architettoniche, avviando un piano di mobilità. Ho sempre creduto che le situazioni, per capirle, bisogna viverle. La parola che mi caratterizza e ci caratterizza è l'empatia. Noi ci poniamo sempre nei panni dell'altro, perché, lo ripeto, siamo popolo, siamo cittadini. Non siamo abituati a essere oratori, a stare sui palchi col microfono in mano. Non siamo abituati a fare, a stare tra la gente, a lavorare, perché come tutti voi ci sacrifichiamo per arrivare a fine mese. Un terzo punto a cui tengo particolarmente da genitore attivo è la famosa conciliazione sfera lavorativa, sfera familiare, attraverso campi estivi comunali, in compartecipazione con le strutture locali, per dare tutto a tutti. Questo è un altro motivo che mi ha fatto scendere in campo, nonostante abbia tanti problemi privati, chi mi conosce lo sa bene. Dare tutto a tutti, e non solo ai più, all'elite, alla cassa, una volta si diceva. Un ultimo punto, scusate la mia grinta, ma sono stanca, sono una cittadina stanca. Una cittadina che, per arrivare a fine mese con 3 bambini, fa 1000 sacrifici. Ecco perché sono scesa in campo, perché sono come voi, sono tutti voi. Un ultimo punto, e mi fermo, è la valorizzazione del forum dei giovani come condivisione, ascolto, comunità, perché il nostro modo di fare politica, forse è un termine un po' troppo per noi, un po' troppo per noi popolo, è stare tra la gente,
perché come dico nel video, e lo grido a gran voce questa sera, noi siamo tutti voi, insieme possiamo vincere, diamocela questa opportunità, abbiamo solo questo strumento, il voto, lo dobbiamo a noi stessi, a noi popolo. Buonasera, prima di dire chi sono volevo dirvi una cosa. Ieri sera noi abbiamo organizzato il candidato che ti serve, abbiamo servito la pizza a coloro i quali sono venuti a mangiare quassù al ristorante e abbiamo scoperto, c'era una signora, ci ha fatto vedere la tessera del reddito di cittadinanza, una vedova con tre figli, 981 euro, e questo ci ha reso enormemente felici perché abbiamo reso dignità a questa famiglia. E un'altra cosa che vi volevo dire, è in distribuzione il nostro programma dove potete leggere quello che noi vogliamo fare per voi, per noi soprattutto, per noi tutti volevo dire. Ora mi chiamo Pino Grimaldi, ho 56 anni, sono sposato felicemente, ho due figli, faccio il tecnico conciario. Perché mi sono ricandidato? Perché credo nella democrazia partecipata dal basso, cioè noi tutti cittadini dobbiamo poter partecipare alla vita amministrativa della nostra città. Perché poi ancora? Perché credo nelle tematiche delle 5 Stelle, l'ambiente, l'acqua pubblica, credo nella mobilità sostenibile, credo nello sviluppo. E volevo anche dirvi un'altra cosa, volevo parlarvi della Sardegna. Dice, che cosa c'entra la Sardegna con noi? La Sardegna il 24 febbraio hanno fatto le elezioni regionali, fino ad ora non hanno fatto una giunta, e sapete perché? Perché il presidente della regione Sardegna ha fatto delle accozzaglie, ha promesso a destra e a manca incarichi, la stessa cosa che si sta verificando qua. Ora, se si promettono a persone che avevano già un assessorato con l'amministrazione precedente, poi hanno fatto i volta a Gabbana, si sono, che cosa gli hanno promesso più dell'assessorato? Questa è la domanda che vi dovete porre. Oppure dovete dare fiducia a persone che già hanno amministrato Montoro Superiore nel passato e l'hanno portata quasi al dissesto. Oppure volete dare fiducia a persone che sono state elette all'opposizione e dopo 15 giorni si sono dimessi. E che cosa hai detto sul palco prima? Questo, vi do questo, vi do quell'altro, e poi te ne sei andato, te ne sei fregato. Comunque aiutateci, perché noi ci siamo e ci saremo. Buonasera, anche io mi presento, il mio nome è Michela De Maio, montorese, 29 anni, laureata in lingue e culture straniere. E credo che, vabbè, ormai siamo un po', diciamo, verso il centro della campagna elettorale, del periodo appunto della campagna elettorale, credo che molti avranno già visto il nostro programma, l'avranno già letto, l'avranno già studiato, molti sono i punti conosciuti, li abbiamo ripetuti spesso durante queste serate, ma ci tengo a ribadire che il nostro programma è fatto soprattutto di idee e progetti concreti, non soltanto di parole vaghe. Noi faremo questo, faremo tante cose. Ci avete fatto caso che molto spesso durante i comizi le persone restano appunto sul vago, non vanno nel dettaglio. E a volte mi chiedo, ma un esempio di quello che farai? Quali sono le tue idee? Quali sono i tuoi progetti? Noi li abbiamo. E devo dire, ci tengo a ripeterlo, che le nostre sono idee intelligenti. In che senso? Non perché gli altri siano stupidi, per carità, non è questo il mio intento. Per intelligenza si intende semplicemente la logica, l'utilizzo della logica quando si realizzano delle cose.
faccio un esempio. Nel nostro programma si parla ad esempio dell'adozione dei rifiuti zero. Ora, voglio spiegarvi in concreto in che cosa consiste. Allora, rifiuti zero vuol dire che non che il cittadino non farà più rifiuti, questo è impossibile, è chiaro. Vuol dire semplicemente che continueremo a fare la raccolta differenziata, la potenzieremo e soprattutto il comune provvederà a vendere questi rifiuti. Quindi piuttosto che pagare noi le aziende per poterli smaltire, fare l'inverso. Questo che cosa comporterebbe? Comporterebbe un beneficio chiaramente in termini economici del comune, che poi si riverserà sui benefici dei cittadini stessi, quindi uno sconto sulla bolletta o magari una card, un bonus da spendere nei negozi convenzionati, ma comporterà anche un beneficio a livello ambientale che a noi tanto sta a cuore. Vi voglio fare giusto un esempio in concreto di come funziona questo progetto. Diciamo, avete presente, alcuni supermercati hanno davanti questi cassonetti dove si inseriscono bottiglie di alluminio, vi rilasciano il bonus, giusto, che voi poi spendete al supermercato. Funziona esattamente così, nel senso il supermercato raccoglie le nostre bottiglie e le va a vendere alle aziende che lo smaltiscono, quindi guadagna, giusto? Il discorso è esattamente lo stesso, fatto però a livello comunale. Quindi immagino che questo sia un beneficio e un'idea intelligente in questo senso. Un'altra cosa, ad esempio, sarebbe installare i pannelli fotovoltaici sui, quantomeno, insomma, gli edifici pubblici. Noi qui siamo in Italia, il paese del sole, abbiamo sole quasi tutto l'anno e quindi questo che cosa ci permetterebbe? Chiaramente di usufruire di una di un'energia pubblica, gratis, insomma è qualcosa di naturale e quindi ancora una volta risparmio. Ecco quello che intendo quando diciamo che i nostri progetti sono concreti e intelligenti, perché ci mettiamo logica in quello che vogliamo fare. Prima di terminare una precisazione, noi diciamo spesso che siamo cittadini come voi, chiaramente, e non ci vedete mai vestiti eleganti o portare tacchi, diciamo, io vorrei darvi un suggerimento, non fatevi ingannare dalle giacche, dalle cravatte, da un paio di tacchi, perché quello non vuol dire che è competenza, noi siamo semplicemente semplici perché siamo umili prima di tutto, quindi badate bene. Noi siamo come voi, ma è chiaro che dietro c'è uno studio, un lavoro e quindi semplicemente il nostro intento è quello di rappresentarvi nelle istituzioni e quindi fare il bene di tutti, senza nessuna differenza. Grazie, buonasera. Grazie Michela. Sposto un attimo l'asta, scusate, ma io... Aiutami un po', Rosalba. No, mi dà fastidio quest'asta. Ok, meglio. Voglio vedervi, mi piace vedere la gente, io vivo la gente da 6 anni, è bellissimo, vedo dei cambiamenti. 6 anni fa eravamo in 2 o 3 a montare il gazebo, oggi guardate qua, sono orgoglioso, sono contento, non so cosa dire. Vivo un sogno, io ho iniziato il mio attivismo vivendo un sogno e lo vivo ancora ad oggi. Non ho quasi mai guardato a Montoro, non vi offendete, ma per vendere agli altri il mio sogno dovevo guardare fuori, dovevo guardare quel miracolo che si stava trasformando attraverso i nostri portavoce. Poi dicono in giro che Dio non fa miracoli, e noi cosa siamo, scusate? Siamo degli alieni? No, siamo un miracolo. Io ho iniziato anni fa lottando contro la mia famiglia, contro mia moglie. Mia moglie diceva: ma dove vai? Dove vai dietro a quegli scemi? Cioè, che vai a fare? Oggi mia moglie è più attivista di me. Mia figlia, non ve lo dico proprio, è venuta a fare attività in favore dell'ambiente liberamente. Ha detto: papà, voglio venire pure io a togliere la plastica. Ci voglio venire, ci credo. Io cosa ho pensato? A un certo punto della mia vita, quando mi sono trovato in difficoltà e ho visto la mia azienda in estrema difficoltà, mi sono guardato intorno e ho visto che c'era un sentore, un malore, la gente soffriva. Ancora oggi siamo ancora tutti tristi e io non ho vissuto questa comunità. 30 anni fa io vivevo una comunità che era gioiosa, che era felice, dove i piccoli rispettavano gli anziani e viceversa. C'era armonia, c'era amore, c'era rispetto, c'era affetto.
Io questo sogno ho per questo paese, per l'Italia e per le mie terre. Da cosa ho cominciato? Da cosa abbiamo cominciato? Qual era la prima urgenza del territorio? L'ambiente. Mi fermavano persone per strada, dicevano: Giuseppe, quel bambino è malato, sta lottando per il tumore, per sopravvivere. Mi fermava un'altra persona: Giuseppe, quella persona anziana di 55 anni sta lottando per sopravvivere al tumore. Ovunque mi fermavo, vedevo persone in difficoltà nelle famiglie. E allora ci siamo attivati su questa linea, l'ambiente. Perché? Perché tutelare l'ambiente? È semplice. Se io tutelo l'ambiente, tutelo la salute di tutti quanti noi. E ho pensato alle mie figlie, ma che futuro posso lasciare a queste bimbe? Badate signori, quello che sentite in certe trasmissioni scientifiche è vero. Noi ci dobbiamo svegliare, dobbiamo cambiare prima noi le nostre abitudini verso l'ambiente. Io l'ho sempre detto, anche una carta gettata a terra non va bene, non va bene. Dobbiamo cambiare mentalità. Gli altri paesi non hanno di questi problemi. Io sono stato in America per lavorare, ma nessuno gettava né una cicca di sigaretta né una carta a terra. Si incomincia così il cambiamento. Non dobbiamo aspettare il comune, l'amministrazione, il netturbino che ci deve fare il servizio, perché noi lo paghiamo. Lo paghiamo. E allora io vi dico, noi siamo qui. Avete visto quello che abbiamo fatto negli anni? Molte persone mi fermano: Giuseppe, avete fatto più opposizione voi che gli altri. Queste sono le mie medaglie al valore. E continueremo, continueremo. Però ci dovete dare la forza di poter essere un argine. Perché signori miei, quello che hanno detto i miei amici è vero. Questo comune fra 20 anni andrà in default. Non vi dico fesserie. Adesso abbiamo anche imparato a spurgiare l'Abbo Pretorio, grazie a Donato, grazie a Silvia, lo leggiamo come fosse il Vangelo. E un'altra cortesia, voglio, assolutamente non voglio sentire più che dite che noi non siamo cattolici. Lo odio, odio essere etichettato come una setta. Io sono credente e molti lo sanno e ho 2 miracoli in casa. Noi siamo cattolici. Io quando porto avanti le mie azioni politiche chiedo sempre l'aiuto del Signore, perché è lui che mi deve guidare e seguo la sua linea e la applico nella politica. L'onestà, il rispetto per il prossimo. Abbiamo fatto un reddito di cittadinanza, mi sono fatto 2 marce, porca miseria. Dopo smontato dalla notte, mi sono messo in macchina e sono partito, sono andato a Perugia, non ho dormito, mi sono fatto 20 chilometri, sentivo l'asfalto bollendo sotto i piedi. Perché lo facevo? Perché vedevo la gente che si suicidava in Italia. Ma voi l'avete vista la gente che è morta di fame, di stenti? Artigiani, salumeria a Napoli hanno chiuso perché il titolare si suicidava, si vedeva abbandonato dallo Stato. Oggi lo Stato c'è, è vero o no? C'è lo Stato o non c'è? E allora teniamocelo stretto, perché è l'ultima possibilità, non ce ne sono altre. Finisce il movimento, signori, si torna indietro di 10 anni. Io non ci voglio tornare, non voglio tornare sotto il PD, sotto la cassa, sotto Berlusconi. Sono stanco, 30 anni di berlusconismo che bloccava i comunisti. Io non sono né di destra né di sinistra, sono del movimento. Buonasera. Chi vuole intervenire? Buonasera a tutti, mi chiamo Franca Pastori, ho 30 anni. Il mio motivo di candidarmi è l'agricoltura. L'agricoltura non è solo produzione, ma anche la nostra storia. E quindi da tanti anni la stiamo anche distruggendo con i veleni. Con i veleni, sì. Quindi, scusate l'emozione. Dal gruppo io sono il pollice verde, colei che sta portando avanti la battaglia no glifosato, che sarebbe un disturbante, che fa male all'uomo. Sì, è vero. Ma non solo quello, anzi tutti i medicinali agricoli che sono in circolazione fanno male all'uomo. E quindi io voglio portare un'agricoltura più naturale possibile, quella di una volta, che sarebbe proprio l'agricoltura bio, dove si usano solo materie prime naturali, si rispetta l'ambiente e si rispetta lo stesso anche la salute dei cittadini, perché il cibo non deve essere veleno, deve essere la nostra cura. Oltre a questo, noi vogliamo fare anche un marchio made in Montoro per valorizzare i nostri prodotti tipici locali.
E per far questo, vogliamo anche fare uno sportello comunale dei fondi europei per aiutare le aziende che si sono sul nostro territorio e anche quelle che vogliono, anche i ragazzi che vogliono aprire altre per creare nuovi posti di lavoro. E spero che vogliate cambiare Montoro e grazie. Buonasera a tutti. Grazie perché voi mi avete accompagnato questa sera per sentire dal nostro programma, sapere e conoscere i nostri candidati, tutti noi. Allora, mi presento, mi chiamo Assia Nasri, sono studentessa all'Università di Fisciano, ho 19 anni. Come cittadina di Montoro ho osservato che tra i problemi che ci sono, sì, ci sono tanti problemi. Per esempio la mancanza di aria sia per i bambini sia per i ragazzi di divertire, la mancanza di diciamo il parcheggio di giochi di bambini, per esempio io ho visto sempre che portano i bambini a giocare di questa piazza ma ci sono le macchine, quindi i genitori sempre devono fare attenzione ai suoi bambini, sempre devono essere così, no vai là, non vieni qua, perché non c'è un spazio per divertire per i bambini. Questo è il primo problema. Il secondo è c'è un problema di trasporto, che io soffro di questo problema perché come studentessa se vado all'università, per esempio, dal ritorno c'è un pullman a l'una e il secondo alle 7:15 di sera. Quindi se finisco una lezione alle 3, per forza devo stare all'università fino alle 7:15 di sera. Pure se c'è un impegno, pure se c'è qualcosa da fare, per forza. Quindi se perdo alcune lezioni e torno prima, o mi perdo il tempo e stare là. Sì, posso studiare, posso fare tante cose, ma comunque non è ogni giorno. È troppo difficile. E non solo io che soffro di questa cosa, tutti gli studenti di Montoro soffrono della stessa cosa. Tutti i miei amici di Montoro soffrono della stessa cosa. Eppure è questo problema di trasporto non solo per i ragazzi, i studenti, pure per le persone che non hanno per esempio una macchina. Se c'è un mercato, sia per mercoledì o venerdì a Piano, quindi non ce la fanno per andare, se non hanno una macchina non possono comprare il loro bisogno, quindi stanno a casa o aspettano qualcuno che fare a compagnia. La terza cosa che per i bambini è le fermate, che per i bambini non ci sono fermate coperte, se si fa freddo o fa caldo non ce la fanno, perché soffrono di questa cosa. E non solo qua in Torchiati, io sono di Torchiati, io abito qua in Torchiati. E non mi voglio stare. Ci sono come questi tipi di problemi perché ci sono le soluzioni e si possono applicare queste soluzioni, ma dove ci stanno queste persone per applicare queste cose, per cambiare, per trovare, per sentire la voce di cittadini di Montoro, per sentire i problemi che ci sono e portando in soluzione e applicare queste soluzioni? Dove ci stanno? Ci sono, sì. Penso che noi siamo capaci di, sia io sia la nostra squadra, siamo capaci di per fare queste cose. E vi ringrazio della vostra presenza. Vabbè, comunque questi sono alcuni dei problemi che ci sono, lo so che ci sono tantissimi, e vi lascio la parola dalla nostra sindaco. Grazie Sia. Guardavo l'orario perché noi siamo rispettosi anche delle norme, c'è un disciplinare che ci dà un'ora di tempo per fare il comizio e noi lo rispettiamo. Rispettiamo le norme perché rispettiamo il cittadino, però vedo che alcuni non hanno rispettato le regole, infatti ci siamo visti coperti il nostro spazio dedicato ai manifesti. Noi da persone civili abbiamo denunciato questa cosa informalmente alla polizia municipale, al fine di far rimuovere quei manifesti a
attaccare i nostri, quindi non siamo andati ad attaccarli al di sopra, però abbiamo visto che loro hanno rimosso i manifesti, ma ce ne sono stati altri candidati che li hanno rimessi. Questo significa che non si rispetta il cittadino, cioè non rispettando noi non rispettano neanche voi, perché ognuno ha lo spazio dedicato e non è giusto che c'è chi occupa tutti gli spazi e chi invece non ha la possibilità di questo. Quindi proprio per questo motivo dobbiamo lasciarvi. Noi comunque siamo in giro sempre per Montoro e ripasseremo di nuovo, anzi forse chiuderemo la nostra campagna elettorale qui a Torchiati, perché noi siamo in giro appunto con il gazebo, perché non vogliamo stare al di sopra sul palco, perché non siamo al di sopra di nessuno, siamo cittadini in mezzo alla gente, siamo stati sempre in mezzo alla gente e quindi per questo andiamo in giro così senza palco. Volevo quindi dirvi che noi non interessano dire di Tizio, di Caio, a noi interessa esporre un programma, perché le persone, non è che si vota la persona, si vota il programma, perché la persona passa, ma sono i risultati che restano sul comune, sul territorio, quindi è il programma che deve essere votato. Il nostro programma è disponibile sia sul nostro sito, sulla piattaforma Rousseau, sul sito del comune sarà disponibile, ma comunque lo distribuiamo anche in brochure con i punti del programma. L'abbiamo pubblicato anche su Facebook, proprio perché il cittadino deve essere consapevole di quello che va a votare. Quindi vi lascio, vi ringrazio della vostra presenza e del vostro calore e della vostra vicinanza. Buonasera a tutti. Domani siamo a Piano, giusto?